Bentornati alla TV di East West. Io sono Matteo Meloni e oggi abbiamo come ospite Alessandra Todde, sottosegretaria al MISE, al Ministero dello Sviluppo Economico, che recentemente è stata tra le protagoniste dell'inserimento dell'Italia all'interno del contesto del Forum del Gas del Mediterraneo orientale. Sottosegretaria, grazie mille per il suo tempo. Grazie per avermi ospitato e per potermi consentire di parlare di questa importante iniziativa. Ecco, l'iniziativa, appunto, come dice lei, è importantissima. Anzitutto, perché ritiene che lo è e quali sviluppi potrebbero esserci in tal senso? Beh, intanto è un'iniziativa che permette ai paesi fondatori, che voglio ricordare sono l'Egitto, la Giordania, Palestina, Cipro, la Grecia e Israele, il fatto di poter in qualche modo instaurare attraverso proprio il dialogo sull'energia anche un modello di cooperazione per un'area del Mediterraneo che è molto importante. Quindi chiaramente il Gasforum si propone il fatto di poter iniziare un dialogo per lo sfruttamento delle risorse energetiche, coinvolgendo anche le aziende principali del nostro paese. Per esempio, voglio ricordare che per l'Italia partecipano tra le altre Eni, Saipem piuttosto che Snam, e quindi è anche un importante modo per mettere a fattor comune tecnologie, capacità che noi a livello paese abbiamo. Ecco, sia Israele che l'autorità palestinese partecipano a questa iniziativa. Per alcuni potrebbe sembrare un qualcosa di strano, essendo loro ancora in una fase di definizione di quello che sarà effettivamente il futuro dei confini. Pensa che questa potrebbe essere dunque anche una possibilità in più per la pace? Io credo che le iniziative di dialogo e di collaborazione siano sempre iniziative valevoli. Quindi quello che è importante in questo momento è che noi veniamo comunque tutti da una fase in cui dovremo ricostruire i paesi, dovremo in qualche modo riprendere il tema post-Covid. E da questo punto di vista poter come dire, avere un'interdipendenza anche a vantaggio dei singoli paesi è sicuramente qualcosa di positivo. E credo che queste siano le basi e le fondamenta del Gasforum. Tra l'altro, lei questo lo ha definito un modello di sviluppo sostenibile per la regione del Mediterraneo. Sì, diciamo che i sette paesi si confrontano rispetto alle infrastrutture, rispetto ovviamente a come utilizzare le risorse, rispetto a quello che saranno le modalità di collaborazione anche per lo sfruttamento di queste risorse. E quindi nell'ambito anche della posizione dell'Unione Europea verso il Green Deal è sicuramente un modo anche per portare dei modelli che sono dei modelli verso la sostenibilità. Sottosegretaria, il tema del multilateralismo è sempre estremamente importante, lo vediamo all'interno di numerosi scenari. In tal senso l'East Med Gas Forum diventerà una vera e propria organizzazione, anche quella quindi diventa sede dove il multilateralismo troverà uno sbocco reale. Ma come dicevamo prima, è importante il fatto che al di là dei sette paesi membri, noi abbiamo comunque dei paesi osservatori, per esempio gli Stati Uniti, per esempio la Francia, quindi è anche un contesto in cui come dire, le diverse politiche energetiche si confrontano e chiaramente si confrontano i diversi modelli. E quindi è effettivamente un modo non soltanto per proporre un modello di sviluppo sostenibile per quell'area del Mediterraneo, ma anche appunto per poter avere un contesto in cui i dialoghi si possono incrociare. Inoltre la presenza dell'Unione Europea sarà molto importante in quell'area del mondo, che comunque è sempre scossa da una serie di conflitti. Ma io credo che iniziative di questo genere siano veramente promotrici di stabilità, perché comunque mantengono appunto un dialogo aperto, mantengono un dialogo su degli interessi specifici e soprattutto danno la possibilità di confrontarsi su temi reali, quindi infrastrutture, risorse energetiche e di sviluppo reale. Quindi comunque al di là come dire, di tematiche propriamente politiche, si parla proprio di sviluppo dei paesi e quindi chiaramente si può avere anche una base di concretezza che è importante. In questo modo le nostre aziende potranno anche giovare di una serie di benefici.
Sì, il fatto che le aziende italiane siano chiamate a, diciamo, partecipare chiaramente in modalità propositiva è importante, sia per il tipo di confronto che possano avere con altre aziende nei 7 paesi che sono coinvolti, sia perché comunque su alcune tematiche, quelle prettamente ingegneristiche, noi siamo comunque considerati tra come dire, i paesi più tecnologicamente competitivi. Quindi sicuramente può essere anche un modo per le nostre imprese di proporsi, di essere più presenti all'interno di quest'area. Grazie mille, sottosegretaria, per il suo tempo, è stata gentilissima. Grazie a voi per l'ospitalità, è sempre veramente un piacere parlare di iniziative come questa che veramente possono costituire anche uno spunto per dei modelli di sviluppo che possono essere interessanti in un'area del paese che per noi chiaramente è strategica come il Mediterraneo orientale.